ringrazio i nostri ospiti che hanno accettato di essere qui con noi e che ci parleranno delle proprie, ognuno, della propria filosofia aziendale, di compagnia e di prospettive sul design italiano e poi anche un design totalmente internazionale. Abbiamo Nicola Kovopulic, poltrona AD, poltrona FAO, del vecchio AD di Giorgetti, Roberto Grassi, AD di Gruppo Boffi, come lo chiamiamo? Boffi de Padova. E Mollura, che è un, la sua società si chiama M-O-H-D. Bene, cedo la parola a questa illustre speaker, moderatrice. Buonasera a tutti, felice di essere Anni qui. Chiarico. Grazie Gilda. Felice di essere qui nell'ambito della Milano Design Week. Ringrazio Gilda Boiardi e Interni per questo invito, ringrazio gli ospiti per la loro partecipazione. Siamo questa sera qui per una delle ultime tappe di questa lunghissima maratona disegnata da Gilda Boiardi, che ha visto appunto un susseguirsi di eventi, dibattiti, riflessioni, e il tema di questa sera vuole riflettere intorno a una parola chiave centrale che è il cambiamento. Di come le aziende del design italiano stanno fronteggiando questo momento così particolare, di come in realtà il cambiamento in qualche modo era già in atto, era sotterraneo. Penso un esempio per tutti, appunto, l'ingresso all'interno degli assetti societari di questi gruppi internazionali che hanno sconvolto e hanno ridisegnato la gestione di aziende che per decenni, oserei dire anche, parliamo di 100 anni in alcuni casi, erano a conduzione familiare. Quindi questo è un primo cambiamento, ma un cambiamento che si rende ancora più definitivo con l'irruzione di questa pandemia che ci ha toccato tutti in maniera globale. E allora mi piacerebbe parlare con voi, provare a capire su quali sono le strategie, quali sono i progetti che state mettendo in atto proprio per fronteggiare questo futuro che, lo dicevamo poc'anzi due minuti fa con qualcuno di voi, è un futuro opaco, incerto, difficile da decodificare. Pertanto dobbiamo capire come fare per trasformare questo momento così drammatico e farlo svoltare, fare sì che diventi un'opportunità, una risorsa. In fondo siamo abituati in Italia a incontrare e a fare impatto e a scontrarci con delle crisi. Mi ricordo che quando dirigevo il Museo della Triennale di Milano ho dedicato proprio un'intera edizione del museo per ragionare su come il design, i designer, i capitani coraggiosi delle aziende, durante le tre grandi crisi che hanno attraversato il Novecento, hanno avuto un colpo di coda e hanno usato la creatività per ribaltare appunto quei momenti di impasse drammatici. Certo, oggi ci troviamo di fronte a una condizione completamente nuova. Dobbiamo ricostruire in assenza di macerie, dobbiamo combattere un nemico che è subdolo, invisibile, di cui conosciamo ancora poco, e allora proverei subito con voi a fare alcune riflessioni. Presento i nostri ospiti, già Gilda li ha nominati. Buonasera Nicola Kovopulic, nell'ambiente dell'arredamento da anni, 15 decenni, diciamo, di più, ok? Quasi 30. È entrato in poltrona FAO 11 anni fa, l'anno scorso è diventato, vorrei ricordare che poltrona FAO lo sanno tutti, ma se lo diciamo fa sempre un grande impatto, azienda dell'eccellenza italiana che quanti anni ha? È del 1912, quindi 108. 108 anni, quindi un'azienda con un portato storico, una tradizione straordinaria,
che dallo scorso anno lei è diventato CEO di questo gruppo che ha acquisito nel frattempo diversi marchi. Sono diventato CEO di Poltrona Frau. Poltrona Frau, ah, quindi allora Nicola è CEO di Poltrona Frau. Che al suo interno anche c'è Cecotti Collezioni. Che ha dentro Cecotti Collezioni, ma fa parte del gruppo che si chiama Lifestyle Design, che a sua parte che comprende diverse aziende, che a sua volta è parte del grande gruppo americano Evort, un gruppo da oltre 2 milioni di euro. Quindi lo scorso anno avete cambiato, l'avete battezzato con questo nuovo nome, la Style Design. Io direi, mandiamo il contributo video per immergerci nel mondo di questo gruppo e poi Nicola ci racconterà qual è stato appunto questo traghettamento, che come ha condotto questa operazione. Allora, Poltrona Frau è un'azienda storica dell'eccellenza italiana, è stata fondata nel 1912 a Torino, in un periodo molto importante in cui si sviluppava l'industria italiana e a partire dall'inizio degli anni 60 si è trasferita nell'attuale sede di Sorrentino nelle Marche, grazie a un'intuizione molto felice di un signore che si chiama Franco Moschini che volle trasferire la produzione di mobili imbottiti in pelle in una zona storicamente dedicata alla lavorazione della pelle, una lavorazione artigianale che è data dal Medioevo. E nel corso di questi più di 50 anni Poltrona Frau è diventata quello che è, toccando non soltanto il mondo del arredo, ma anche quello degli spazi pubblici, teatri, auditorium, piuttosto che il mondo degli interni, di tutto ciò che è il movimento, dalle automobili agli aeroplani, alle navi e altro. Quindi possiamo dire che oggi Poltrona Frau è un brand che offre una esperienza di contatto con il proprio cliente a 360 gradi. Proprio i clienti di Poltrona Frau incontrano il brand in tanti momenti della loro vita e della loro esperienza. L'azienda è parte dal 2014 del gruppo americano Evort, che ha acquisito un gruppo che si era costituito una decina di anni prima sotto l'egida del fondo Charm e che era stata quotata alla borsa di Milano. E Poltrona Frau fa parte di un gruppo di aziende. Ma come avviene questo passaggio? Cioè, ma è questo che mi incuriosisce. Come avviene questo passaggio? Perché? Io penso che Poltrona Frau sia stata la prima tra le grandi aziende italiane ad entrare a far parte di un gruppo voluto dal fondo Charm nel 2004 che acquisì oltre Poltrona Frau anche Cappellini, Cassina e Alias. Questo gruppo è nato dall'intuizione di creare un polo dell'eccellenza del design italiano e nel corso degli anni la possibilità di lavorare insieme in sinergia ha creato del valore aggiunto che ha reso questa esperienza un modello a cui guardare. Questo è il motivo per cui Evort si è rivolta al gruppo, all'allora chiamato gruppo Poltrona Frau, con l'obiettivo di costituire un'aggregazione ben più ampia, allargata, ma soprattutto offrire una complementarità fra quello che fa il gruppo Evort, fondamentalmente uno dei tre giganti nel mondo dell'arredo di spazi pubblici e uffici, e l'arredo degli spazi domestici e gli spazi pubblici di alto livello che le aziende del nostro gruppo forniva. Poi Poltrona Frau all'interno di questa galassia ha un suo microcosmo che l'ha vista acquisire nel corso dell'anno 2018 anche la Cecotti Collezioni, con l'obiettivo di complementare l'esperienza di grande eccellenza manifatturiera nella lavorazione della pelle con quella della lavorazione del legno di Cecotti Collezioni. Ma quindi all'interno di questa
gruppo di, questa galassia. Di questa galassia, ogni stella mantiene la sua identità? Assolutamente sì, ogni azienda ha il suo amministratore delegato che è responsabile di tutta la conduzione dell'azienda. E dal punto di vista economico fa parte di una galassia, ci si sente con delle spalle più robuste? Quello sempre, perché al di là del fatto che ognuno corre la sua corsa, c'è la possibilità di sfruttare una serie di opportunità congiunte, di sinergie commerciali e una serie oggettiva di sinergia nel back-end, dal lato degli acquisti, dal lato delle efficienze logistiche e una serie di altre cose. Però ogni azienda mantiene la sua identità, la sua peculiarità, perché nel nostro mondo il prodotto diventa uno degli aspetti più identitari del brand, e le modalità con cui questo prodotto arriva al cliente sono sicuramente la parte che rende un'azienda diversa dall'altra. Over 100 years of emotions which have seduced millions of people. The spark was struck in Turin. Enzo Frau, a resourceful upholsterer, realized that a new taste was emerging deep within buildings and homes. That is how Poltrona Frau came to life. Its original armchairs in prized leather immediately captivated the public, charmed by the fitting interplay between modernity, brand and communication. Poltrona Frau creates voluptuous icons, imitated by many, desired by all. The upper classes and Italian nobility choose them as a mark of prestige. Renzo dies soon after, and it is his wife who carries his dream forth. His vision remains and inspires Sabina in the creation of ageless masterpieces, leading Poltrona Frau above and beyond. With the war, everything grinds to a halt. The economic boom brings a running start, and this time, unstoppable momentum. The company has purchased and moved to the Marche region, enhancing the values of its origins. It is the period of Franco Moschini's leadership, new collaborations, and timeless success. The world pursues change, and Poltrona Frau opens itself up to a revolution, embracing a modern design yet imbued with its own history. The renewal culminates with the birth of the Interiors in Motion and Contract Divisions. Now, Poltrona Frau style also dresses offices and meeting places, and the world of travel. A fateful encounter leads into the new millennium, and the company becomes a group, acquiring industry-leading brands. Fresh from the victory of the Design Wallpaper Award, the brand celebrates its centenary, and it does so with great style. Michele De Lucchi designs the Poltrona Frau Museum, where history looks to the future. 2 years later, the first showroom in China opens, a prelude for milestones in Asia and in the world, such as the El Decor International Design Award. Today, Poltrona Frau flies high, made strong by its long-lasting values and part of a new international family. Its products confer prestige to the most sophisticated interiors in the world, to naval craft, and even to aeroplanes. A story of love, quality, and beauty, born from a brilliant mind. It still thrives in the hearts of those who it has charmed through the years. Benissimo. Grazie per questo contributo, ma adesso passerei la parola a Giovanni Del Vecchio. Giovanni è amministratore amministratore delegato dal 2015 dell'azienda Giorgetti, anche qui mi piace ricordare, un'azienda che conta 122 anni, con una tradizione ebanistica di grande eccellenza del saper fare appunto questi artefatti che hanno abitato per più di un secolo le nostre case, ha un'esperienza anche in altri comparti, non solo quello dell'arredo, anche della moda, faccio due nomi a caso, o due nomi per tutti, Prada e Ferragamo, ha condotto contribuito a condurre questa operazione di acquisizione della Giorgetti, non ho capito se al 100%, se immaginare, al 100% di questo fondo che si chiama Progressio. Quindi, che cosa significa un'azienda che completamente, c'è un filo rosso, no, che accomuna queste aziende completamente a conduzione familiare che si ritrovano? Sì, allora, entrare dopo Nicola è sempre difficile, perché
lui descrive una serie di 5, 6, 7 galassie, noi siamo forse, se per gli amanti di Star Trek siamo dei vulcaniani, cioè proprio... Ma non è una questione di dimensioni, un microcosmo, molto bello, però, un microcosmo molto bello. No, beh, evidentemente la storia di Giorgetti è una storia molto particolare, dopo 117 anni che la famiglia Giorgetti aveva guidato l'azienda, dopo tre generazioni, quella che nel 2015 la stava guidando si è resa conto di non avere la capacità di poter continuare non avendo eredi a cui trasferire. Devo dire, in un'ottica di imprenditoria illuminata, cosa che non sempre in Italia accade, piuttosto che lasciar spengere tutto completamente dietro di loro, hanno preferito immaginare un percorso diverso che portasse a un futuro auspicabilmente tanto roseo quanto quello del passato che avevano preceduto. Giorgetti, lei ha detto molto bene, è un'azienda che ha una tradizione ebanista, è il classico esempio della grande capacità del nostro settore, una bottega artigiana che diventa molto grande già prima della Seconda Guerra Mondiale, che cresce da azienda artigiana, diventa azienda industriale, che diventa azienda che si occupa di design, non solo di produzione di mobili, e che lo fa con un filo conduttore che credo ancora oggi ci venga riconosciuto, per fortuna, che è quello della capacità di unire non solo la cultura del prodotto, ma quella che a noi piace chiamare la cultura del progetto. Nicola diceva prima, i clienti hanno molto spesso la possibilità di incrociare, appunto, una frase in tanti aspetti della loro vita. A noi piace pensare che i nostri clienti possano essere accompagnati nella loro vita giornaliera da una soluzione architettonica totalmente immaginata e pensata per loro. Per cui oggi Giorgetti è uno di quei marchi, non è l'unico, ma non ce ne sono tantissimi, che è capace di realizzare un progetto architettonico dal mobile, evidentemente che è il nostro core business, a tutta quella parte che riguarda soluzioni architettoniche su misura, decorazione, eccetera, anche attraverso la capacità industriale che Giorgetti ha sempre avuto. Noi non siamo un'azienda che commercializza prodotti disegnati da noi ma prodotti da altri, noi abbiamo una realtà manifatturiera molto importante alla quale abbiamo voluto aggiungere come regalo che ci siamo fatti per il 120° anno l'acquisizione di un'altra azienda che si chiama Battaglia, che è un'azienda molto conosciuta nel mondo del contract, quindi nel mondo di tutto quello che è l'arredo su misura e che spazia dall'hospitality al retail. Molti dei negozi, dei marchi più importanti sono realizzati da Battaglia, ma riguarda la sinergia con Giorgetti anche e soprattutto lo sviluppo residenziale. Quindi noi oggi abbiamo un gruppo, questo è stato possibile anche grazie al fatto di avere un partner, un investitore che ci ha permesso di poter guardare al futuro con investimenti di lungo periodo. Abbiamo oggi la capacità di realizzare internamente soluzioni totalmente su misura per qualunque tipo di interlocutore. Da qualunque latitudine andiamo da progetti residenziali o anche di hospitality che vengono realizzati dalla Costa Azzurra fino alla Cina, dall'Australia fino alla Spagna, probabilmente con l'esempio più evidente che è un palazzo che avremmo voluto inaugurare quest'anno, è già attivo ma purtroppo l'inaugurazione ufficiale non c'è stata, un Giorgetti Building a Houston, sono 7 piani, 32 appartamenti totalmente disegnati da noi, totalmente realizzati dal punto di vista degli arredi interni e del decoro da noi, in cui 32 fortunatissimi proprietari vivono in appartamenti totalmente diversi l'uno dall'altro, totalmente personalizzati sul loro gusto e sul loro modo di interpretare il design, che si sposa ovviamente con la nostra visione. Molto bello. Abbiamo un video oppure no? Sì, sì, sì. Non manca mai il video. A vedere è un concetto molto caro alla Giorgetti e a
alla nostra modalità di affrontare le relazioni con il cliente. Un luogo che per noi è sempre stato un punto di riferimento per lavorare insieme ai nostri clienti sul progetto e non sul prodotto. Abbiamo voluto rinnovarlo in due direzioni diverse. La prima per enfatizzare ancora di più la distanza tra il punto vendita su strada e quello che è una casa, un appartamento dove si può vivere Giorgetti anche per 8 ore, se si desidera intrattenersi, per leggere un libro, per bere un cocktail, piuttosto che per fermarsi addirittura a mangiare e cucinare in una cucina funzionante. Dall'altro punto di vista deve diventare uno strumento a disposizione di architetti e di interior designer che desiderano sedersi con i propri clienti, avere un'area riservata e sicura dove presentare i loro progetti, dove possono toccare con mano i materiali, dove possono sedersi sui prodotti e provarne il comfort, dove possono richiedere anche delle soluzioni ad hoc disegnate attorno alla loro idea e al concetto di vita che ha il cliente finale. Un ambiente Giorgetti che sia veramente pervasivo, che possa abbracciare il nostro cliente in tutta la sua esperienza, non solo quella visiva e quella funzionale, ma anche quella di percezione del design, che a me piace pensare come qualcosa che debba essere sentito, vissuto dal nostro cliente. Ecco, solo un secondo per spiegare, non voglio portare via tempo agli altri, il perché tra i tanti video che produciamo in maniera bulimica tutto l'anno abbiamo scelto quello dell'atelier, perché l'atelier rappresenta effettivamente quello che ho appena finito di raccontare, cioè tutto quello che voi avete visto in questo video, tranne che alcune delle opere d'arte che sono fisse in muri, è tutto all'interno del catalogo Giorgetti ed è solo ed esclusivamente disponibile da Giorgetti. La nostra visione arriva quindi proprio a immaginare l'architettura nel suo complesso, anche dal punto di vista delle soluzioni architettoniche più elaborate, quindi realizzate su misura, o quelle di decorazione, quindi dal vaso al tappeto alla lampada. Sta all'interno tutto di un progetto. A me piace immaginare un cliente assorbito a 360 gradi. Bene, grazie. Salutiamo Roberto Gavazzi. Buonasera Roberto. Buonasera. Roberto da, se non sbaglio, 31 anni in Boffi, entra, giusto? 31 anni, non li contiamo più gli anni. Non si dice l'età. Bravissimo, ha ragione, non si dice l'età. Comunque entra prima come socio di maggioranza, poi come amministratore delegato in questa straordinaria azienda Boffi Cucina che nasce nel 34. Una azienda che all'origine si occupa esclusivamente di cucine, che ha rivoluzionato il mondo della cucina, è un'azienda che ha portato per esempio per la prima volta il colore all'interno dell'ambiente della cucina. Mi piace ricordare un mobile visionario di Gioe Colombo con il Mini Kitchen che in 60x60x60 si sarebbe perfetto oggi nelle nostre abitazioni, puoi preparare, cucinare tutto in questo monoblocco. Quindi è entrato in punta di piedi all'interno di una conduzione familiare e dal 2000... In punta di piedi? No, infatti vorrei capire se in punta di piedi o, no, sono o a gamba tesa. Deciso, no, anche sono entrato da perfetto ignorante perché venivo da esperienze diverse, lavoro in Olivetti, per cui tanto mi occupavo di sviluppo internazionale, quindi facevo design, la cucina poi più o meno, insomma. Però siccome volevo cercare un'esperienza imprenditoriale, la nostra famiglia un po' tutta, nelle sue varie generazioni, ha fatto mestieri imprenditoriali, si è avuto questo pallino in testa e quindi l'avevo preparato da tempo e sono riuscito con grandissima fortuna a incontrare Paolo Boffi che cercava un socio.
è stato un colpo veramente fantastico. Sì, perché non è così facile trovare un'azienda così bella, qualcuno che ti vuole e che vuole fare un percorso con te, poi lui non aveva eredi, voleva passare l'azienda nell'arco degli anni, insomma. E poi è stato, adesso lui è uscito oramai, del presidente onorario, che ha una certa età, che non si dice ovviamente, ma è stato troppo carino, mi ha insegnato un sacco, ho tratto tutto da lui e poi moltissimo da Piero Rissoni, che era già in azienda, un giovanissimo Piero Rissoni che aveva... Era già in azienda, Piero? Sì, sì, per allora l'azienda da 4 anni, aveva cominciato a 26 anni, la prima azienda in cui è entrato è stata Boffi. Quindi aver trovato lui e Paolo Boffi è stata una combinazione straordinaria, perché ho imparato tantissimo da loro e insieme abbiamo fatto un percorso che effettivamente ha portato l'azienda a diversificarsi parecchio, a crescere fuori dalla cucina, cioè a diventare un percorso che facciamo, che facendo in tanti, cioè da un'azienda di prodotto a un'azienda di progetto, quindi o progetto di azienda sostanzialmente. Quindi abbiamo esteso la Boffi a tutti i sistemi della casa, quindi i bagni, i armadi, quindi tutti i componibili che sono nel sistema di arredamento di una casa. E poi l'idea era comunque quella di andare oltre, non fermarsi lì e riuscire a completare il percorso casa, ma non con l'archio Boffi, perché non volevamo certo fare i divani di Boffi, ci sembrava coerente diluire l'immagine dell'azienda in un altro mestiere che invece doveva essere rappresentato da qualcuno che avesse una credibilità di storia, di carisma e che fosse allineato con noi, come modo di pensare, di vedere, magari anche come passato. E la fortuna ha voluto, dopo molti anni di corteggiamento, che la dettata fosse poi diventata disponibile a partecipare a questo percorso con noi, quindi parla completata perfettamente tutto il resto, quindi abbiamo con questo realizzato l'infrastruttura generale del progetto nostro, con Boffi e Padova, quindi due marchi carismatici, storici, noi 87 anni, Padova un'ottantina di anni. Ma dal punto di vista societario, com'è combinato questo noi abbiamo preso il 100% della De Padova, Luca De Padova, che era proprietario della De Padova, in cambio ha avuto il 7,5 di Boffi. Queste erano le proporzioni allora. La realtà è cresciuta bene, per cui è stata una buona operazione e da lì è nato un percorso nuovo con una Padova che non aveva mai fatto un percorso internazionale molto forte, perché Maddalena non aveva questa voglia, ambizione, lei soddisfava i suoi desideri più profondi, non si assoggettava al mercato, quindi aveva questa logica, era la nostra azienda molto poco internazionalizzata. Quindi da lì è partito un percorso interessante che ha portato l'espansione internazionale, ma soprattutto noi abbiamo costruito un po' diversamente da quello che tanto raccontava Nicola, un gruppo molto integrato, quindi dove le aziende sono tutte parte dello stesso gruppo. Cioè io nella mia sete di potere faccio l'amministratore delegato di tutte le aziende che abbiamo cioè, quindi c'è una gestione centrale? C'è una gestione centrale e la struttura di Boffi è quella che fa la struttura per tutto il gruppo. Quindi la Padova è sostanzialmente integrata in questo, ma ogni azienda mantiene la sua identità forte nonostante questo, perché vogliamo assolutamente preservare la storia, il DNA e la strategia di base, che però si mescola perfettamente, cerca di mescolarsi perfettamente con quella della visione di gruppo. La visione di gruppo che è appunto questa, un progetto che si costruisce con queste due aziende che fanno ombrello, e sotto si inseriscono altre cose che possono o non possono esserci, cioè non è che dobbiamo acquisire o aggiungere in continuazione cose, ma o aziende, o fare acquisizioni o accordi, ma se c'è da rinforzare, da aggiungere, ci sono delle opportunità interessanti, lo facciamo. Quindi abbiamo fatto con MIU Studio, una startup danese che aveva un sistema molto interessante che si prospettava, un sistema che avrebbe potuto impattare trasversalmente tutto il nostro gruppo, con un progetto di design industriale molto interessante, un sistema di molto bello. Abbiamo acquisito l'azienda e poi abbiamo acquisito l'azienda di porte che si chiama DL, questo due anni fa,
parlo del 2015, il mio studio è del 2017, credo. Nel 2019 abbiamo acquisito ADL, che è un'azienda di sistemi di connessione, come chiamiamo noi, cioè non vogliamo chiamarlo grande porte, perché devono essere strutture di architettura di interni che dividono e aprono gli spazi, quindi rendono gli spazi progettabili in maniera molto, molto bella, molto interessante, cioè valorizzano la comunicazione, la chiusura, la trasparenza o la non trasparenza, insomma la capacità di progettare degli ambienti grazie anche a queste strutture che aiutano tantissimo, perché si possono fare delle cabine ormai straordinarie con chiusura e apertura di ogni genere, o separare locali vari della casa, che sappiamo oramai un unico oggetto che si può integrare, dividere e separare, ma diventa quello possibile con questo, con questi sistemi. E l'ultima cosa, l'ultima acquisizione, comunque l'ultima acquisizione è un'operazione di capsule collection giapponese che abbiamo realizzato con un socio giapponese. Abbiamo integrato una collezione di luoghi fantasticamente realizzati in Giappone, una manifattura straordinaria, la qualità del legno, la lavorazione del massello e tutte queste lavorazioni straordinarie che sono in Giappone, che sono andate a vedere in questi posti, dove fanno queste cose che sono troppo belle lì e che affascinano tantissimo chi l'ha visto, spero affascinano chi magari comprerà queste cose. Quindi con questa manifattura veramente eccezionale noi abbiamo costruito una gamma Verde Padova, dandole una credibilità nel mondo del legno che un po' serviva, quindi un'altra operazione interessante, credo, da costruire questo puzzle che dovrebbe rimanere omogeneo, ben fatto, per potersi proiettare nel futuro con un progetto, come dicevamo prima, non prodotto, certo, ma un progetto. Bene, guardiamo il contributo? Sì. Modo, ma non conoscevo la storia, che mi ha incuriosito tantissimo, di questa falegnameria, azienda artigianale che nasce nel 1930 e mi interessa, mi ha molto interessato il fatto che da una parte c'è questa falegnameria, nel 68 si apre lo showroom, ho capito bene, sì, è uno showroom che seleziona marchi dell'eccellenza del design e fate anche nel 68 un servizio di progettazione a tutto tondo e di servizio proprio al cliente. E poi devo dire che con lungimiranza nel 2011, io conoscevo questa realtà,
aprite questo e-commerce, capite che c'è anche un mondo che viaggia sull'immateriale, sul digitale, quindi aprite questo e-commerce, ma anche voi, mi pare di capire, siete stati acquisiti da un fondo. Sì. Un fondo. Però appunto qui è la famiglia, qui è un componente della famiglia presente, mi fa capire, ci fa sì, capire. No, allora è tutto giusto, nel senso che noi innanzitutto abbiamo un ruolo differente rispetto a quello loro, perché siamo nel mondo della distribuzione, quindi non facciamo produzione. Però abbiamo il grande privilegio di lavorare da circa 50 anni con queste aziende e con altre che rappresentano sicuramente un'eccellenza nel mondo, che va molto oltre. Oggi si parla di mondo molto ormai quotidianamente, però in realtà queste sono aziende che fanno eccellenza da sempre. Quindi io ho avuto la fortuna, io ho il privilegio oggi, ma la fortuna da bambino di iniziare a lavorare con queste aziende. E vengo da una famiglia che nasce da artigiani. Il mio bisnonno era uno dei tre falegnami che faceva per le Ferrovie dello Stato i modelli dei motori in legno che poi mandavano in Germania e venivano realizzati in Ghisa. E quindi però lui faceva un modello, guadagnava e poi non lavorava per Siemens, e quindi insomma avremmo potuto raccontare un'altra storia. Poi mia madre nel 68 ha aperto il primo showroom, da sempre diciamo noi lavoriamo nel progetto, perché un po' per natura la nostra vocazione era quella di fare mobili su misura, per cui ogni richiesta era differente, non avevamo una produzione in serie, quindi diciamo un po' la cultura del progetto è qualcosa che abbiamo dentro, è quasi naturale, cioè non conosciamo il resto. E poi l'evoluzione, giusto per fare questo passaggio, nel 2011 con l'avvio di questo nuovo progetto, che diciamo più che chiamare e-commerce, è un e-commerce nella forma in alcuni aspetti, è un progetto digitale molto più profondo, no? Che nasce da una consapevolezza, da una percezione del mercato e da una comprensione che il futuro potrebbe essere diverso, perché adesso parlare di passato, parlare degli anni, per fortuna io qua sono più giovane, no? Perché qua 120, 130 è sicuramente molto affascinante, è una cosa molto bella, però è ancora più bello, forse come diceva il dottor Del Vecchio, guardare a quello che i prossimi 100 anni, no? Avere l'ambizione di capire che tutto quello che viene da dietro è un patrimonio eccezionale che può essere speso per i prossimi 100 anni. E quindi oggi credo che come mai ci sia un'opportunità gigante, perché chi ha delle cose da raccontarci, ci sono aziende che non hanno contenuto e lo creano, cioè se lo inventano, fanno, no? Basta guardare su Instagram, c'è gente che tu conosci, dice ma scusa, ma se tu fino a ieri vendevi le scarpe e oggi fai l'arredatore, no? C'è un problema qua. E però in realtà c'è gente che, allora, al contrario, ci sono aziende che hanno un patrimonio di contenuti nell'archivio che solo a riguardarlo puoi scrivere altri 100 anni di storia, che Google non fa altro che premiarti, il consumatore si innamora di cose, quindi bisogna saperle raccontare. Per cui il passato è sicuramente bellissimo, secondo me dobbiamo immaginare un futuro ancora più bello, perché c'è un'opportunità molto importante. Ecco, da lì è nata l'esperienza del digitale che è iniziata, che devo dire per noi è stata un'intuizione felice, soprattutto considerando che il nostro showroom non era né in via Manzoni, né in via Monte Napoleone, né in via Durini e né in via Turati, dove ne abbiamo fatto uno la settimana scorsa, ma in Sicilia, a Messina, poi a Catania, quindi comunque in un'area che va bene, però voglio dire, non è che siamo tutti i giorni, ci entra il cliente straniero o chi apre quella porta è pronto a spendere un certo budget, no? Quindi abbiamo fatto una bella palestra e il digitale ci è servito tanto. Perché? Perché da lì abbiamo capito, cioè la cosa più importante non è l'e-commerce, perché l'e-commerce oggi è qualcosa che veramente può fare chiunque ed è molto facile avviarlo ed è molto facile chiuderlo. Noi in questi anni abbiamo visto un po' di questi progetti. Però la cosa più affascinante invece è la comprensione della possibilità che hai di raccontare quello che hai imparato ad un pubblico potenzialmente infinito. E allora la storia più affascinante è proprio questa qua, cioè quella di scoprire che c'è gente che si innamora di quello che tu sai fare, del tuo sapere. Cioè noi parliamo di abbiamo visto dei video, no? Io parlo perché io non produco, però ho la possibilità di usare in un progetto il privilegio di usare il cesto di Controfra, un pezzo iconico di Giorgetti, piuttosto che dell'ultima collezione, una cucina di Poffi. Ecco, questo è un patrimonio che se sai progettare, se la sai raccontare e se fai innamorare il cliente, perché molto spesso molti clienti questi non lo conoscono. Adesso sembra quasi un insulto al design, al brand, però io quello che posso dirvi per esperienza diretta, io lo faccio dal 2011,
che molto spesso c'è una percezione diversa da quello che tu pensi della tua azienda e quello che il cliente pensa, e tu scopri che chiedi, che tu hai per scontato che la cucina di Boffi lui la conosce, e lui dice: scusa, ma chi è Boffi? Ma Boffi ha 100 anni, scusa, la posso comprare pure io? Allora tu dici: sì, la puoi comprare anche tu. Guarda, te la vendo dopo che gli hai raccontato oggi oggetti, perché il mondo è gigante, il digitale ha accorciato le distanze, tutto è diventato immediatamente possibile, e quindi c'è un potenziale gigante. Noi, grazie al digitale, abbiamo scoperto delle cose che altrimenti per noi sarebbero rimaste sempre dei must totalmente sbagliati. Quindi è una grande rivoluzione sana, che è democratica, che dà voce a chi ha qualcosa da dire, e allo stesso tempo smonta nel tempo velocemente chi non ha un contenuto reale che può raccontare. Al contrario, chi ce l'ha è un'opportunità gigante. E quindi la nostra storia è questa, che mia madre ha cominciato nel 68, io ho iniziato, avevo 21 anni, studiavo, ma non ero proprio uno dei più bravi all'università, quindi poi ho lasciato, ho iniziato a lavorare con mia madre, mi è subito appassionato a progettare, incontrare la gente, mettere dentro cucine, divani, cioè è una cosa bellissima, e la cosa secondo me più bella che abbiamo noi, dico io come i miei colleghi, tanti miei colleghi in Italia e nel mondo, è quella di poter interpretare lo stile autentico dei migliori brand in maniera sempre originale, sempre unica, perché abbiamo la possibilità di poter, diciamo, a differenza del singolo brand, poter interpretare un mix di prodotti che realmente è quello che molti architetti, molti interior design sentono di volere. Cioè, io sentivo prima il progetto Timeless, secondo me quelle sono delle opportunità di completamento di progetto che fanno impazzire chi ama customizzare i progetti, cioè chi vuole creare una contaminazione in un appartamento che porta la sua firma o la firma di chi la vive. E giusto, non può, solo ancora un minuto? No. Ok, basta. No, infatti, perché io non sono bravo, però perché c'è... No, è perfetto, secondo me ci ha dato degli spunti straordinari. In effetti abbiamo parlato appunto di storia, di passato, abbiamo fatto delle presentazioni super istituzionali, proviamo, abbiamo pochissimo tempo, abbiamo visto che... di fare un giro di domande super rapido e diversificato, avrei voluto sentirvi e confrontarci tutti su uno stesso tema, ma non è possibile. Un tema sicuramente centrale è quello che ha lanciato Gianluca sulla comunicazione, sulla narrazione, che trovo fondamentale, ma prima di parlare di questo, con Nicola vorrei... Diamo i numeri. Proviamo? Si possono dare? Sono curiosa di capire. A 3 mesi dalla fine dell'anno, possiamo trarre un bilancio, vorrei capire se... come chiudiamo quest'anno? Quali sono gli effetti di questa pandemia? Dopo il lockdown c'è stata una ripresa, ma questa ripresa è dovuta dal traino di quello che abbiamo fatto prima? Che cosa sarà il 21? Abbiamo una collezione di palle di cristallo, ma questa è quella... non ce l'abbiamo, però dobbiamo in qualche modo dare dei indirizzi. Comunque, stiamo ai fatti. L'anno è cominciato bene e poi si è raffreddato nel trimestre marzo-maggio. Quello che è successo da giugno in avanti, devo dire, è andato al di là delle più rosse aspettative per quanto riguarda la ripresa. Noto comunque una performance differenziata fra la parte residenziale, quindi tutto quello che riguarda il mondo della casa, e la parte del contract, quindi gli spazi pubblici. Noi, i nostri spazi pubblici sono tendenzialmente auditorium, teatri, sale conferenze, uffici, quindi tutti i posti socialmente pericolosi in questo momento, che hanno subito un rallentamento non solo delle installazioni già previste ed in corso, ma anche un raffreddamento nella generazione di business. Dal punto di vista del business residenziale, sento abbastanza fiducioso che andiamo a chiudere con dei numeri molto più confortanti rispetto a quelle che erano le previsioni del meno 30 che facevamo nel periodo di lockdown. Penso che sicuramente ci ha aiutato il fatto di
aver mantenuto la relazione. Io sono convinto, ne parlavo con Gianluca, con cui ho un ottimo rapporto di amicizia, che il digitale ci ha aiutato tantissimo. L'aver lanciato il nostro sito di e-commerce l'anno scorso, ancorché non abbia generato questo grandissimo ritorno dal punto di vista delle vendite, ha portato ad un traffico incrementale nel corso di un anno di oltre il 20% sul sito e oltre 500 contatti alla nostra rete di rivenditori, i nostri negozi di reti. Quindi il digitale come acceleratore di dinamiche che esistono nel nostro mondo e come elemento che accorcia le distanze sicuramente ci ha favorito. Per quanto riguarda il 2021, il mio mantra è vivi alla giornata e sempre pronto un piano B. Siamo pronti a cavalcare quest'onda, ma dobbiamo essere altrettanto flessibili e adattabili rispetto a situazioni che possono cambiare. Oggi onestamente mi risulta difficile fare una provvisione. La mia aspettativa è quella comunque di tornare ai numeri del 2019 nel più breve tempo possibile. Quindi la parola chiave è essere capaci di adattarsi a ogni situazione. Se fosse un tipo socialmente pericoloso non sostenevamo il tempo, adesso sarei confermato. Giovanni, abbiamo parlato per anni di Made in Italy, l'abbiamo sventolata questa bandiera, certe volte anche svuotandolo un po' del vero significato di questa etichetta. Oggi forse varrebbe la pena provare a ricavalcare questo concetto e far sì che non diventi semplicemente un valore aggiunto, ma che sia una specificità appunto tipicamente del nostro fare italiano. Possiamo provare a capire in che modo? Rimanderei tutti ad ascoltare un'interessantissima tavola rotonda che in questa stessa stanza c'è stata qualche giorno fa, sempre coordinata da interni, in cui si parlava di heritage, perché credo che questo è lì Giulio Cappellini, che non a caso è probabilmente uno dei nostri punti di riferimento se guardiamo l'evoluzione del design degli ultimi decenni, per la capacità di trovare nuovi talenti, eccetera. Ha spiegato molto bene che se fanno cose bellissime in Italia, se ne fanno anche cose brutte. Ma se noi ci immaginiamo che Made in Italy sia solo un tema di manifattura, dico io che sono a capo di un'azienda che fa quello da 122 anni, non abbiamo forse capito qual è la vera sfida, perché di manifatture ormai valide in giro per il mondo se ne trovano tantissime. La capacità di trasformare, oggi voi avete avuto quattro persone che hanno parlato tutto lo stesso linguaggio, significa che l'avete scelta molto bene, tutti abbiamo parlato di cultura del progetto, ma quella capacità di interpretare gli elementi immateriali che stanno dietro una proposta di design, quello che riesce a trasmettere un arredo, un progetto fatto su misura in cui alla bellezza si esposi la funzionalità, si riesca a attirare l'attenzione su elementi immateriali di comfort, di bellezza, di passione, di qualità che c'è dietro tutto quello che noi facciamo. Questo io lo inserirei in un capitolo molto più generale di Made in Italy. Derio leggermente, perché volevo dire una cosa che secondo me Gianluca e Nicola hanno fatto dei commenti molto interessanti. Io credo che quello che si è emerso, tutti siamo arrivati con dei video, presentazioni, tutti ormai, chi c'ha l'e-commerce, chi c'ha come noi il canale video dedicato, chi c'ha questo, chi c'ha quell'altro. Credo che la cosa interessante che ci lascia, diciamo così, un aspetto positivo che ci lascia questa pandemia è che forse, mentre per tanti anni ci siamo concentrati sulla tecnologia di prodotto, e quindi sulla capacità di usare la tecnologia per realizzare prodotti con materiali sempre più innovativi, con tecniche produttive sempre più interessanti. Noi facciamo in banisteria con macchine a controllo numerico a 5 assi e le mani dei nostri artigiani accanto, non quelli del nome degli artigiani della qualità, scusate, sono quelli, io parlo degli artigiani veri. In realtà quello che abbiamo scoperto è che la tecnologia può essere
una chiave fondamentale oggi in tutto ciò che viene dopo, dalla comunicazione alla capacità di raggiungere la distribuzione e attraverso questa il cliente finale con contenuti, informazioni che spieghino proprio quella forza del Made in Italy che non è solo manifattura, ma che è capacità di guardare una linea e rendere quella linea perfetta, perfetta per il cliente che la utilizza, perfetta per la funzionalità, perfetta per l'occhio, quell'esperienza immersiva che a me piace sempre raccontare del design, dove chi si siede abbia in un oggetto, in un prodotto, chi entra in uno spazio abbia la possibilità di stimolare tutti i propri sensi. Perché vivere in un ambiente bello e funzionale, poterlo vivere tutti i giorni, permette alle persone di trasferire le proprie memorie negli oggetti. E quando un oggetto conserva le memorie diventa un oggetto per sempre. Bellissimo, grazie. Giovanni mi dà lo spunto, Roberto, per interrogarci su appunto come trasmettere queste emozioni. Qual è una nuova chiave per raccontarle? Anche Gianluca prima diceva, come ce lo raccontiamo queste nuove vicende? Abbiamo visto adesso la moda con la Milano Fashion Week, che in qualche modo si è cimentata con delle innovazioni dal punto di vista della comunicazione. Giorgio Armani, che per la prima volta sfila in diretta televisiva, quindi usa un sistema e un mezzo completamente diverso. Prada, Dolce & Gabbana usano un'app che usano solo i giovani, appunto la mia ragazzina guarda dalla mattina alla sera TikTok, quindi va su un canale completamente non consono, a cui noi non eravamo abituati. Il mondo del design sta facendo delle riflessioni in questa direzione, sono bellissimi video che abbiamo visto, ma come fare per emozionare, per raccontare tutta la nostra, il nostro portato, la nostra storia, il nostro heritage? Ci siamo provati a interrogare, so che non è facile, però c'è qualche pensiero in proposito? No, perché è tutto, tutto difficile, proprio perché è difficile, molto interessante, perché non saper trovare le chiavi di lettura sono solo delle opportunità in più se sai ovviamente trovare. Credo che dipende da ogni tipo di azienda, da ogni missione che l'azienda si dà, un po', ognuno di noi è un po' diverso e si può vedere diversa. Nel caso nostro, che vendiamo un progetto di insieme, noi cerchiamo di puntare tantissimo sul software che sta dietro, quindi sul racconto e sulla capacità progettuale, che è troppo importante, perché è lì che si fa la differenza tra un prodotto e un altro. Sono tutti molto belli, si fa fatica molte volte anche a distinguerli. Il progetto più, come dicevamo prima, si può distinguere meglio se tu sai progettare bene, è molto importante. Quindi per noi la cosa più importante è portare valore aggiunto vicino al cliente, quindi farlo sia fisicamente che digitalmente, quindi riuscire a portarlo in Australia come a Los Angeles nello stesso modo. Questo vuol dire cosa? Vuol dire avere dei posti fisici ma attrezzati digitalmente e poi centralmente muoverti bene digitalmente in modo da dare gli strumenti digitali a chi è lontano e tu muoverti a supportare digitalmente. Quindi tutto un processo di integrazione tra fisico e digitale che va calibrato azienda per azienda, se non è quello che fai. Quindi nel caso nostro che facciamo prodotti un po' più complessi, io guardo a loro con grandissimo invidia perché loro fanno soprattutto prodotti molto facili, ovviamente. Sappiamo bene, mentre le cucine che sono grosse, non so mestiere, noi, scusi. Sono prodotti che si vendono due volte in anni, non in giorni. Cominci oggi la casa in costruzione, la completi tra tre anni, magari la vendita, non è diverso, queste vendite sono anche quelle più interessanti, dove il cliente è molto esigente, dove fa un progetto molto importante, lo segui dall'inizio, quindi devi non perdere questi anni. Cioè, è tutto un lavoro dove il digitale veramente non basta nel vendere i sistemi. Quindi i sistemi devi avere delle capacità progettuali portate lì vicino al cliente, di nuovo integrate con qualcos'altro. Quindi noi che abbiamo questa rete di, abbiamo usato moltissimo, come diceva Nicola, ma anche Giovanni ha lavorato molto sulla
relazioni di negozi monomarca, quindi concentrati sul tuo mestiere, quindi preparati per farlo bene in ogni angolo della terra, quindi istruiti, la bandiera in testa, il cappellino adeguato per fare questa cosa. Credo che abbiamo il vantaggio in questo mondo difficile di adesso di avere questa presenza che sono delle truppe già là, pronte a cogliere in momenti in cui non si viaggia molto, sì, digitale, però questo digitale sta anche un po' intasando, già noi un pochino ci stiamo quasi stufando, da pochi mesi che stiamo digitalizzando forse un po' troppo di vedere video, webinar a go-go, cioè bisogna riuscire a tornare al fisico. Questa settimana, camminando tra i siti, finalmente ci ha riportato col fisico in mano, cioè la possibilità di entrare in un negozio e vedere delle cose e emozionarsi davvero. È troppo importante il fisico ancora nel nostro mestiere, e quando fai vedere, come nel nostro caso, presentavamo questa manifattura incredibile giapponese, che poi parliamo di Made in Italy, non sono più adatto, perché noi presentiamo qualcosa di Made in Japan, ma sotto un cappello ovviamente di imprenditorialità italiana. Ecco, conta proprio il tocco, cioè sedersi su queste cose, toccarle e sentirne la qualità, rovesciarle, guardare sotto, è un qualcosa che devi fare, certo. Devi riuscire a mettere, certo, questo e portarlo lì vicino al cliente. Quindi un bilanciamento ideale di questo sarà la chiave per la nostra azienda. Evidente. Gianluca, proviamo a capire, dopo questi mesi di lockdown, ci siamo tutti ritornati in casa, c'è stata una maggiore attenzione all'ambiente domestico e quindi una maggiore richiesta di oggetti per rendere più confortevole il nostro interiore? Sì, sì, la risposta è sì, nel senso che è abbastanza facile intuire che con i negozi chiusi e con la gente a casa, chiaramente noi abbiamo avuto un incremento del traffico sul sito molto importante, abbiamo avuto un incremento delle richieste. Abbiamo quasi fatto l'ufficio informazioni per molti prodotti, perché non dico aziende, ma per molti prodotti, perché la signora da casa, ma quanto costa? Oppure, ma si può fare blu, no? Perché poi il consumatore fa delle domande che tu, dopo che hai fatto analisi, consulenze, marketing, e poi la signora dice semplicemente, ma si possono togliere i piedi? Oppure, no? Cioè non vuole, chissà. Allora, e la signora, non dico la signora Maria, dico la signora è il nostro target. Perché è la cosa, una delle scoperte che fai, che anche un target di un certo tipo vuole la semplicità, essere veloce nell'acquisto. Però diciamo che abbiamo avuto sicuramente una crescita del traffico, una crescita delle richieste. Abbiamo assistito a qualcosa che in qualche parte, in qualche modo già avevamo capito, cioè questo cambiamento che era iniziato in maniera lenta un paio di anni fa e che stava prendendo un'accelerazione nell'ultimo periodo. E poi il Covid ha dato, secondo me, la spinta ulteriore. E sono d'accordo con quello che diceva Roberto, cioè si sta facendo un abuso di digitale, ma semplicemente perché non è la soluzione al problema il digitale. Il digitale può diventare un problema se non lo sai gestire, no? Quindi il problema vero è avere una strategia digitale, e utilizzare il digitale come un mezzo. Cioè io, se io fossi un produttore, mi preoccuperei di immaginare la mia distribuzione digitale, che deve avere determinate caratteristiche perché deve creare valore al mio prodotto, al mio marchio, cioè deve raccontare tutte quelle cose che diceva prima Roberto, e che diceva Roger, raccontare nella maniera coerente quello che c'è dietro, il mio prodotto, il mio pensiero, la mia storia. Quindi è una cosa molto più difficile che parlare di digitale, perché oggi per digitale si confonde, che ne so, i social network, certo, basta che ci devi essere a tutti i costi, spendi i soldi di agenzie che stanno facendo incrementi a 3 cifre, perché la gente è disperata e pensa che la soluzione sia chiamare un'agenzia e dargli praticamente le chiavi di casa, con anche la moglie, perché qualcuno gli passa tutto perché non sa più che fare. E in realtà non è così, no? Devi semplicemente sapere, avere le idee chiare, fare una tua strategia digitale, capire se devi fare un post al mese, un post a settimana o 3 post al giorno, certo, sui social network. Io vi racconto un aneddoto banale. Noi abbiamo aperto un negozio a Milano, ieri abbiamo fatto il press day, a un certo punto è passata una ragazza che non so se ha 200.000, 300.000 follower, ha fatto un video dicendo, ehi ragazzi, cioè questo è la ragazzina, ho comprato da questi, il divano, hanno aperto a Milano, è fighissimo, oggi sono arrivate 12 persone, noi abbiamo visto la storia di Chiara, come si chiama? Non Chiara Ferragni, perché pensavo, no, ma io avremmo avuto un problema di traffico. Queste si chiamano tutte Chiara, non so perché, però
Io mia figlia, se tornassi indietro, la veniva da chiara 4 anni fa. Comunque, fare contenta mia madre, l'ho chiamata Francesca. E invece, per quanto riguarda il concetto, volevo spendere una cosa sul Made in Italy, perché anche lì il digitale ci ha dato una sensazione che secondo me il Made in Italy nel futuro sarà sempre meno, lo dico anche questo, sono un po' antipatico magari, soltanto la manifattura, cioè la capacità di produrre, ma sarà la capacità, secondo me, di creare lo stile, che è un'altra cosa. Cioè tu puoi andare anche in Giappone a prendere una buona manifattura, puoi andare in Svezia, puoi andare in Olanda, ma la capacità che noi abbiamo di creare lo stile è un'altra cosa che rende veramente, secondo me, gli italiani unici. Cioè io la cosa che percepisco quando parlo con gli americani, con da tutto il mondo, che capisco che la cosa più importante per loro non è la qualità proprio dentro il prodotto, ma è lo stile che noi riusciamo a creare. Allora, secondo me, sempre di più, il Made in Italy dovrà creare stile, che è qualcosa che tu non puoi copiare, non puoi prendere, cioè ci arrivi sempre dopo, no? Quando qualcuno ti ha dato un esempio. Bellissimo, quindi io direi che potremmo veramente concludere, se non avete qualche battuta da dirci, visto che il tempo l'abbiamo impiegato tutto. Ma sì, questa... sei tu nell'amante con la signora. Esatto. Io lo sapevo, però vedi, quella signora per giunta noi l'abbiamo avuto gratis. Ora io... ancora meglio, mandalo. Tu chiedimi l'errore, la strategia, dice il più grande errore digitale. 4 anni fa ci telefona uno in negozio, no? E dice: guarda, io scrivo da The Blonde Salad, io non sapevo neanche che era il blog della Ferrari. Dice: noi stiamo facendo gli uffici nuovi di Milano, volete fare una collaborazione con noi? Allora non mi ricordo chi delle... Dice: ci hanno detto che sono importanti, io ho capito, vediamo che poi. Insomma, volevano tutta la fornitura, viene fuori, esatto. Mettiamo 80.000 euro. Dico: no, aspetta un attimo, la facciamo a metà, dividiamo. Lei dice: no, guardi, noi ce li danno gratis. Vabbè, ma non possiamo, ho sbagliato, un errore madonnale, no? Perché ci succedono delle cose incredibili. Nuovi media sono quelli. Cioè. Grazie a tutti. Grazie.